a due passi dalla Minerva, 3 Store Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a 3storpavia.it. Tragedia a Cocorico di Riccione. Un sedicenne della provincia di Perugia si è sentito male nella nota discoteca della Riviera Romagnola ed è morto poco dopo all'ospedale. Pare avesse assunto dell'ecstasy. Non è la prima volta che questo locale finisce sotto l'occhio del ciclone per eventi negativi legati alla droga. Il Codacons ora accusa il locale. Vogliamo sapere quali e quanti controlli siano stati eseguiti dalle forze dell'ordine quella sera. La discoteca deve essere chiusa. Premettendo che la morte di un sedicenne è ovviamente qualcosa che lascia senza parole. Però, parlando di responsabilità, pensa che siano le discoteche a dover svolgere maggiori controlli oppure di un ragazzino che assume droghe pesanti e la responsabilità è di qualcos'altro o qualcun altro? Secondo me dovrebbero essere le forze dell'ordine che devono presidiare i locali e vedere se ci sono persone che spacciano queste cose qua. E il locale secondo me ha poca responsabilità perché non può controllare tutto quello che succede all'interno. E secondo me anche i genitori hanno colpa, perché come si fa a lasciare un ragazzino di 16 anni alle 4 di notte da solo e nessuno sa niente? Dovrebbero vigilare anche di più i genitori su quello che fanno i figli. Secondo me dovrebbero dare un'educazione maggiore ai propri figli dicendo che ogni tipo di sostanza può far morire, che fa male. Lui secondo lei non lo sapeva? Ma magari è stato un ragazzino magari allo sbando che non è stato vigilato, non è stato educato abbastanza dai genitori, potrebbe anche essere. Secondo me è una responsabilità condivisa, sicuramente io ovviamente non posso entrare nel merito perché non so, appunto dovremo verificare se attenderanno le verifiche, no, da parte, diciamo, dal punto di vista dei controlli sulla discoteca, però c'è un discorso che parte molto da lontano, perché se un ragazzo ha bisogno di ecstasy per, diciamo, divertirsi, vuol dire che c'è qualcosa di più profondo che ovviamente deve essere capito e approfondito sicuramente, quindi è un discorso che poi va a toccare, diciamo, vari argomenti, tra cui anche qual è il ruolo dei giovani in questo momento storico, qual è il loro scopo, quali sono le energie che si possono incanalare per far sì che appunto i giovani possano divertirsi in modo sano, senza usare ecstasy, e nello stesso tempo magari, non so, incanalare le loro energie in modo più positivo. Cosa si può fare? Faccio parte, diciamo, della comunità internazionale Baha'i e io sto portando avanti dei progetti che riguardano proprio i giovani di questa età, dai 15 ai 30 tra l'altro. Stiamo portando avanti progetti che hanno a che fare appunto sì con una consapevolizzazione di quello che sono i giovani, li stiamo accompagnando per far sì che loro capiscano quali sono le loro risorse, i loro talenti e le loro qualità, chi sono, quindi quali sono le loro energie, e poi, quindi questo è un processo, diciamo, di accompagnamento, e poi come possiamo appunto incanalare questa energia in modo positivo. Quindi abbiamo in ballo progetti di servizio che riguardano tra l'altro le generazioni più giovani di questi ragazzi, no? Quindi progetti che riguardano i giovanissimi, i bambini, quindi in cui loro appunto possono svolgere attività come animatore di classi, diciamo, di gruppi giovanissimi piuttosto che classi per bambini, eccetera. Quindi chi vuole mi può contattare. Reagiscono positivamente? Sì, diciamo che non è facile perché è un mondo molto, qua siamo a Voghera, non è facile coinvolgere questi giovani, appunto, ripeto, nella fascia età di cui stavo parlando prima, perché ovviamente sono presi da mille cose, c'è la scuola, c'è il ragazzo, e giustamente c'è la discoteca. Noi non vogliamo dire che, almeno io non dico che loro non si debbano divertire, assolutamente, cioè loro giustamente devono godere il massimo di quello che offre la vita in questo momento, che può essere anche giustamente la discoteca, la musica, il divertimento. Però senza rischiare la vita. Senza rischiare la vita e anche magari veramente per, diciamo, impegnarsi in qualcosa comunque da cui possono trarre gioia, su cui possono mettersi più in gioco, appunto, che possono essere progetti di servizio, eccetera. Secondo me un po' è dei controlli che mancano, ma una buona dei servizi che mancano, i controlli sui ragazzi di 16 anni che si drogano, ci sarà qualche cosa che manca in questa società. Perché non è il primo che muore per droga, non succedono tante cose e poi non si va mai a fondo. Secondo lei cos'è che porta un ragazzo di 16 anni a doversi drogare per divertirsi? Parliamo di droghe pesanti in questo caso. Non te lo so dire, magari gli mancherà qualcosa che sfugge a noi, che da genitori, io sono un genitore, magari ci sfugge qualche volta presi dal lavoro, presi da troppi pensieri, ci sfugge quello che manca ai nostri figli e magari lo trovano in quello.
Quanti anni ha suo figlio? 5 anni, ancora molto piccolo, ma in futuro, se suo figlio le dicesse a 16 anni voglio andare in discoteca, lei lo lascerebbe andare da solo e che cosa gli direbbe prima di farlo andare? Sicuramente lo farei andare, spero di riuscire con determinati orari, con determinati... con determinati paletti, ma non solo i paletti poi nella vita non ti portano a spiegandogli che certe cose magari fanno, si spera sempre di riuscire a farlo, perché a dirlo è sempre, a condannare gli altri è sempre facile, poi da mamma quando ti ritrovi non sai che fare. Per concludere, secondo lei questa discoteca dovrebbe chiudere sì o no? Non voglio essere con i paletti anch'io, perché ci vorrebbero tutti i controlli, anche perché d'estate i ragazzi si divertono, poi c'è sempre chi se ne approfitta. Purtroppo bisognerebbe mettere, prima di spacciare o prima di non controllare, mettersi la mano sul cuore e dire anche noi abbiamo dei figli, vorrei che a mio figlio venisse fatto questo.